più avanti rappresentano la ragione del buon giornalismo, di cui il nostro Paese ha un assoluto bisogno nella lotta contro la mafia. Il gruppo di Scelta Civica esprime il proprio apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Antimafia, che per la prima volta nella sua storia cinquantennale affronta questo argomento e voterà a favore della risoluzione presentata, senza esclusioni. La ringrazio, deputato. E allora, grazie. Do il preavviso che nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono a questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento. Adesso do la parola al deputato Andrea Causin. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a favore della risoluzione presentata alla relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, frutto del lavoro del Comitato Mafia, Giornalisti e Mondo dell'Informazione, in seno alla Commissione Antimafia. La Commissione Antimafia, appunto, ha approvato all'unanimità questa relazione dopo un lavoro intenso, durante il quale sono stati ascoltati molti giornalisti, direttori di quotidiani, rappresentanti delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali nonché magistrati. Tale relazione ha contribuito a rilevare come nel nostro Paese esista un'influenza diretta delle organizzazioni criminali che condiziona ancora oggi con azioni violente gli organi e le persone che lavorano nell'informazione. Una relazione, quella della Commissione Antimafia, che ha approfondito i vari aspetti del fenomeno descrivendo un quadro grave e pericoloso che condiziona la libertà di informazione sotto il duplice aspetto, la libertà di informare e anche la libertà di essere informati. L'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione ha censito infatti in questi anni un vasto e drammatico repertorio di minacce, attentati, avvertimenti ai danni di centinaia di giornalisti, il che dimostra un costante incremento del fenomeno che ha registrato il suo picco nei primi 10 mesi del 2014, con ben 241 atti di violenza e di intimidazione. Molti, più di 30, anche i giornalisti sottoposti a misure di tutela del Ministero dell'Interno. E dalla relazione della Commissione Antimafia si evince anche che ancora come non esistano zone franche, ma come il fenomeno coinvolga quasi tutto il Paese. Infatti, solo il Molise e la Valle d'Aosta non hanno registrato o non sono state denunciate aggressioni e intimidazioni contro l'informazione o contro le persone che vi lavorano. Mentre in Lazio si registra il maggior numero di episodi di minacce ai danni di giornalisti, ben 26 dall'inizio del 2015. Un fenomeno, quello del condizionamento delle organizzazioni criminali, che si manifesta con molteplici modalità, come rilevato dalla stessa Commissione. Alcune riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, soprattutto col mondo dell'economia e della politica, e l'isolamento dei giornalisti minacciati, l'autocensura delle vittime e le censure imposte agli editori e ai direttori. Ma anche episodi come l'invisibilità della violenza diffusa, ma spesso ignorata e minimizzata dagli stessi organi di stampa. Il Comitato è stato chiamato ad indagare anche un altro aspetto del problema, l'informazione contigua, compiacente o persino a volte collusa con le mafie. Infatti esiste anche una zona grigia contigua tra gli interessi criminali ed alcuni editori. Le conseguenze di tale fenomeno si riflettono perciò sulla qualità dell'informazione. Molte testimonianze raccolte dal Comitato raccontano infatti di un clima difficile in alcune redazioni, di giornalisti isolati, allontanati e a volte perfino licenziati. La conseguenza di tale aspetto è la limitazione della libertà di informazione, con un danno sociale per l'intera comunità civile italiana. Accanto quindi ad un numero crescente di giornalisti minacciati o intimiditi, esiste anche una informazione reticente o connivente, episodi più che sufficienti per legittimare nell'opinione pubblica straniera e nei rilevamenti di alcune grandi organizzazioni internazionali, ad esempio l'OCSE, l'urgenza di un caso Italia. Troppi episodi per un paese democratico come il nostro, che ha nella libertà di informare e di essere informati una tutela costituzionale. Quest'ultimo principio, infatti, costituisce uno dei capisaldi della nostra democrazia ed è anche una delle garanzie che un governo deve assicurare alla qualità della vita dei cittadini. Un paese civile come il nostro non può tollerare episodi di questa portata che impediscono ai giornalisti l'esercizio del diritto di cronaca e ai cittadini il diritto di essere informati.
Sono giornalisti spesso che svolgono il loro lavoro in condizioni di precarietà e di disagio e che spesso subiscono violenze e minacce. Il lavoro svolto dal Comitato attraverso le audizioni ha rilevato spesso che i giornalisti lavorano con contratti, come spiegavano i colleghi che sono intervenuti in precedenza, che sono sottopagati e a volte addirittura non hanno nessun tipo di vincolo contrattuale, ma sono, come si dice dalle nostre parti, pagati in nero. Sotto questo profilo vanno garantite le regole che possano contribuire a tutelare e salvaguardare i giornalisti che fanno il loro lavoro, non trascurando la possibilità di modificare la normativa oggi vigente con un rafforzamento delle misure contro le minacce e le violenze nei confronti dei giornalisti stessi, quando queste siano destinate a condizionare la libertà di stampa e di espressione. Il percorso tracciato quindi dal Comitato fornisce approfonditi elementi di valutazione per poter intervenire su un fenomeno che deve essere arginato perché compromette l'esercizio dei diritti di libertà fondamentali del cittadino, diritti che devono essere tutelati e salvaguardati proprio in una democrazia come la nostra, al fine di rimuovere quegli ostacoli che condizionano in modo negativo la libertà di circolazione delle notizie. Siamo di fronte nel nostro Paese ad una grave minaccia del diritto di informazione, minaccia che proviene da organizzazioni criminali sempre più forti, radicate e ramificate, che arrivano a condizionare alcuni settori importanti dell'informazione. Dobbiamo perciò e abbiamo la responsabilità di intervenire su questo fenomeno per impedire alle mafie di penetrare il sistema dell'informazione del nostro Paese e dobbiamo farlo introducendo i necessari veloci e opportuni correttivi, che sono poi anche auspicati dalla relazione del Comitato. Pertanto, ribadiamo il nostro voto favorevole alla risoluzione che approva il documento della Commissione Antimafia, consapevoli di tracciare un percorso virtuoso che consentirà, ci auspichiamo, di superare le criticità evidenziate dal Comitato ed impegnandoci fin da subito ad intervenire con misure concrete che possano eliminare per sempre il fenomeno dei condizionamenti dell'attività giornalistica. La ringrazio, deputato. E adesso chiede di intervenire il deputato Claudio Fava. Prego, deputato Fava. Ringrazio, Presidente. Mi permetta qui subito di ringraziare i colleghi della Commissione, la Presidente Bindi, i funzionari che hanno lavorato assieme a me. Il frutto di questo lavoro è il frutto di un lavoro collettivo, fortemente voluto, faticoso, determinato, lungo e credo utile a tracciare un quadro il più possibile aggiornato del rapporto difficile che esiste in Italia tra la mafia e le informazioni. Mi permetta anche di dire subito cosa questa relazione non vuole essere. Non è una celebrazione dei giornalisti caduti, che sono tanti, che sono troppi, ma non è un'intenzione celebrativa quella del nostro lavoro e della nostra relazione. Vogliamo raccontare i vivi, vogliamo raccontare i giornalisti vivi che rischiano, e anche loro sono tanti, sono troppi. Grazie ai dati dell'Osservatorio Ossigeno abbiamo potuto valutare nell'ordine di più di 2.000 i giornalisti che hanno subito violenze o minacce in varie forme a vario titolo negli ultimi anni, con un incremento esponenziale negli ultimi anni, 500 l'ultimo anno. Vogliamo raccontare